Prendiamo il nostro libro, siamo sempre al capitolo quinto dedicato alle verità immediatamente evidenti. Abbiamo terminato il secondo paragrafo che è dedicato alle verità di fatto. Abbiamo poi dedicato una lezione un po' a riflettere sul tema dell'esistenza, dell'essere e dell'ente dell'essenza. Dunque, ripartiamo, siamo a pagina 170 per chi ha la vecchia edizione, dal paragrafo terzo che si intitola Verità necessarie. Vi ricordate che tutto questo capitolo, appunto, è suddiviso in due grandi sezioni, quello che è dedicato alle verità di fatto e quello dedicato, come vedremo oggi, alle verità necessarie. Abbiamo visto come questo ancora la prima lezione di questo capitolo quinto. Abbiamo visto la differenza tra verità di fatto e verità necessarie. Le verità di fatto sono quelle che in qualche modo affermano l'esistenza di qualcosa, mentre invece le verità necessarie che vediamo oggi, quindi ci soffermiamo, ma giusto per avere così, un quadro generale, affermano un rapporto tra essenze, tra concetti. Allora, siamo, ripeto, a pagina 170. Allora, voi vi ricordate, dovreste ricordarvi, che la modalità propria della conoscenza umana, dell'intelletto umano, è la modalità astrattiva e quindi il modo di essere della realtà nell'intelletto è il modo universale, d'accordo? Dice Lavanni Rubighi, dicemmo già parlando degli universali che con una intuizione astrattiva noi cogliamo nei dati di fatto da noi sperimentati, quindi c'è sempre l'esperienza, significati che prescindono dal loro modo di attuarsi. Cogliamo delle essenze, le quali appunto, perché prescindono dall'attuazione individua, possono essere universalizzate. Cioè il nostro intelletto crea l'universale che è il modo appunto di essere della realtà dell'intelletto e che prescinde dalle note individuanti, dal hic et nunc, se vi ricordate. Ecco appunto, ora tutto ciò che attribuiamo non ad un soggetto individuo hic et nunc esistente, ma un'essenza le è attribuito necessariamente universalmente. Le proposizioni che hanno per soggetto un'essenza sono dunque necessarie e universali. Lei nasce proprio dal fatto di essere concetti universali. Cosa vuol dire che sono universali? Cosa vuol dire che sono necessarie? Allora, universale mi dice che ovunque c'è, come dire, un soggetto che attua quell'essenza, lì ci sarà anche il predicato. Per cui l'esempio classico è se io dico che il triangolo ha la somma degli angoli interni uguale a un angolo piatto, d'accordo? Questa è una verità necessaria. Questo è universale perché laddove c'è un soggetto triangolo che attua questa essenza, lì avremo anche il suo predicato, cioè il fatto di avere gli angoli interni uguali a 180 gradi. L'uomo è un individuo di natura razionale. Noi sappiamo che ovunque c'è un soggetto uomo ci sarà anche questa natura razionale. D'accordo? Universalità indica questo. Necessario indica, leggiamo, necessario perché se il predicato compete all'essenza del soggetto, non potrà esserci quel soggetto senza quel predicato. La necessità mi indica il nesso, d'accordo? Il nesso. Si noti bene la natura di questa necessità, che è necessità ipotetica e non assoluta. Posto il soggetto, è posto necessariamente il predicato.
È in altre parole la necessità di un rapporto tra soggetto e predicato, non è necessità di esistere per il soggetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che la necessità è ipotetica e non assoluta. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui esiste quel soggetto avremo anche il suo predicato, ma non è necessario che esista quel soggetto. D'accordo? In questo senso è una necessità ipotetica. Se esiste, allora abbiamo il predicato. Ma che esista è appunto un'ipotesi che va verificata, non è detto che esista. Bene, allora vediamo questo sottoparagrafo, il titolo l'a priori astrattivo a base della necessità e dell'universalità. Abbiamo parlato adesso di universalità e Lavagna e Borghi si domanda da dove nasce questa necessità. Vi ho già dato la risposta perché ho sentito la domanda, cioè abbiamo parlato di necessità e ci si chiede dove nasce questa necessità, e nasce appunto dal modo di essere dell'intelletto universale. Mi spiego, dice Lavagna e Borghi, nasce dal fatto, la necessità di queste verità, che io prescindo da ciò che nel soggetto può essere o non essere, essere così o altrimenti, come l'universalità nasce dal medesimo fatto che io prescindo da quello per cui il soggetto è questo qui e non un altro. Ciò che compete al soggetto della proposizione, considerato come individuo, in ciò che esso ha di irripetibile, compete ad esso solo, e quindi qui non abbiamo una verità necessaria. Ciò che invece gli compete in quanto a una certa essenza, competerà anche a tutti gli altri individui nei quali si attua la medesima essenza, e quindi ogni individuo attua quell'essenza avrà anche quel predicato, e non ci sarà individuo che attua quell'essenza che non abbia quel predicato. È evidente che mi faccio riferimento, come l'esempio che vi ho fatto, uomo natura razionale. Io non posso dire la stessa cosa con uomo e essere brizzolato, perché in realtà esistono uomini che non sono brizzolati. Cosa vuol dire? Vuol dire che il concetto di essere brizzolato non entra nell'essenza, d'accordo? Quindi non c'è un legame necessario tra il soggetto uomo e il predicato essere brizzolato. Bene. Lavagna e Borghi vi fa un esempio analogo. Se io dico questo libro che qui sul mio tavolo è grigio, enuncio una proposizione che vale per questo libro qui e basta. Se invece, considerando questo libro come oggetto colorato, dico ciò che è colorato, cioè ogni oggetto colorato, è anche esteso, enuncio una proposizione che vale per tutti gli oggetti colorati. Quindi questo libro grigio, che cosa fa? Che attua l'essenza di essere colorato, allora sarà anche esteso. Mentre invece non è vero che appunto questo libro è grigio, ogni libro sarà grigio. L'essere grigio non entra nell'essenza del libro, d'accordo? Se io invece dico il libro è formato da pagine, allora qui abbiamo un nesso essenziale, cioè non, dove c'è un libro ci sono delle pagine, non esiste un libro che non abbia pagine. Allora, se si pensa che nella necessità e nell'universalità delle proposizioni di ordine ideale, cioè verità necessarie, è stato riconosciuto l'elemento a priori della conoscenza, e che l'a priori delle proposizioni, cioè a priori come necessità e universalità, deriva da ciò che di a priori vi è nella nozione, cioè dall'universalità come carattere del concetto, si vedrà che all'origine dell'a priori vi è astrazione. Cioè, all'origine dell'a priori c'è il fatto che il nostro intelletto astrae e quindi crea l'universale. Ciò che l'intelletto dà di suo, dice Lavagna e Borghi, per dire così, all'oggetto di conoscenza, quel modo di, cioè cosa gli dà di suo? Gli dà il modo di essere intelligibile, d'accordo? Il modo di essere universale,
quel modo di essere intelligibile che l'oggetto di esperienza riceve dall'intelletto si risolve appunto nella universalità. E qui c'è una nota che merita due parole. Questo a priori, nel senso della filosofia di San Tommaso e nel senso della scolastica, non è l'a priori kantiano. Cos'è questo a priori? Dice la nota, è quello che gli scolastici chiamano intelletto agente, il quale non è altro che il potere astrattivo e universalizzatore dello spirito umano. Cioè il nostro intelletto, quando voi trovate in Tommaso intelletto agente, vuol dire che, cosa vuol dire che è agente? Vuol dire che appunto agisce, è in atto per astrarre l'universale, d'accordo? Domandandosi come mai l'intelletto agente e l'intelletto possibile, altro concetto importante che adesso vediamo, possano appartenere entrambi all'anima umana, perché San Tommaso dice appunto che noi abbiamo un intelletto agente e un intelletto possibile, sembra una contraddizione, no? Cioè, se agente è in atto, non è possibile, quindi non è, come dire, passivo, non è in potenza rispetto a qualcosa. Invece, appunto, domandandosi come mai l'intelletto agente e l'intelletto possibile possano appartenere, scusate, entrambi all'anima umana, dato che il primo è in atto e il secondo è in potenza rispetto all'oggetto, San Tommaso, nella Somma Contra Gentiles, risponde che l'intelletto umano è in atto rispetto al modo di essere intelligibile, e da esso l'intelligibilità all'oggetto, astraendo, e in questo senso intelletto agente, mentre è in potenza rispetto alla specificazione dell'intelligibilità, in quanto chiede questa specificazione all'esperienza, è in potenza rispetto all'oggetto ed è intelletto possibile. Cosa vuol dire? Di nuovo, è in atto in quanto astrae, in quanto crea il modo di essere universale, d'accordo? Ma è in potenza, e quindi è intelletto possibile, rispetto a che cosa? Rispetto all'oggetto dell'esperienza. Perché? Perché l'intelletto riceve il fantasma sul quale poi si attua l'astrazione. Quindi vedete che non sono due cose che abbiamo nella nostra testa, d'accordo? L'intelletto agente e l'intelletto possibile, ma sono due modalità con cui l'intelletto si rapporta all'oggetto. Una passività, una possibilità, una potenzialità, una recettività rispetto al suo oggetto che gli viene dall'esperienza, e una sua attività, il suo essere in atto nel momento in cui su questo oggetto va a operare la sua astrazione, d'accordo? Bene, e vediamo. Abbiamo ancora, sì, qualche minuto, questo ulteriore sottoparagrafo che si intitola Le verità necessarie sono proposizioni analitiche. Vedete che qui la Vanni Rovighi sta, se vedete il paragrafo dopo, come dice a priori, sta girando un po' intorno a Kant per far capire, e lo vedremo, temo, a questo punto la prossima volta, qualcosa però già accenniamo, le differenze tra la posizione sulle verità necessarie della filosofia scolastica, in particolare di San Tommaso, rispetto a quelle kantiane. Allora, le verità necessarie esprimono dunque un nesso tra essenze, l'abbiamo visto. Come è possibile scoprire un nesso tra essenze? E qui dice Giovanni Rovighi, dobbiamo distinguere, per rispondere correttamente, tra una prospettiva, un approccio di tipo psicologico e un approccio di tipo logico. Importantissimo da capire, perché qui c'è il problema dell'empirismo. Allora, psicologicamente, cioè
come sorgono in noi le conoscenze delle essenze. Lavagna e Vovighi dice: noi non riusciremmo a scoprire un nesso tra essenze se non vedessimo tale nesso attuato nell'esperienza. D'accordo? Cioè, di fatto, la nostra conoscenza del nesso tra un predicato e il soggetto avviene perché lo vediamo nell'esperienza. D'accordo? Ma, come dice nella nota 18, dice: poiché il fatto che io debba vedere attuato nell'esperienza un rapporto tra essenze non impedisce per nulla che il valore di quel rapporto sia fondato sulle essenze e non sull'esperienza. Cioè, l'esperienza mi dice come io vedo attuato il rapporto, ma il valore di questo rapporto, di questo nesso, questo è altro dall'esperienza, d'accordo? Qui fa un esempio, sono sempre alla nota 18 della pagina 172. L'intelletto vede che il rapporto di fatto, per esempio, il rapporto di maggioranza tra un arancio intero e il suo spicchio, d'accordo? Cioè, l'intero contiene la parte. Questo è il principio, il rapporto di maggioranza. Io lo vedo, come lo vedo? Come me ne accorgo? Perché vedo l'arancia e vedo lo spicchio, d'accordo? Perché vedo la pizza e vedo il trancio. Quindi l'intelletto che vede che il rapporto di fatto non dipende dalle condizioni individuali degli oggetti in rapporto, ma dalla loro essenza. Quindi non dal fatto che questo sia un arancio e si trovi qui e ora, ma dalla sua essenza di tutto rispetto allo spicchio che è parte. Quindi psicologicamente noi scopriamo il nesso nell'esperienza, ma logicamente, ecco qui, torniamo al testo, non più alla nota. Il nesso si manifesta come essenziale e non come mero fatto. Cioè, quello che io colgo nell'esperienza, che è un fatto, non lo colgo come mero fatto, d'accordo? Lo colgo come essenziale. Tant'è vero che io so distinguere l'essenzialità della natura razionale dell'uomo rispetto al suo avere il naso a patata, d'accordo? Entrambi li vedo nel fatto, eppure in uno colgo un nesso logico necessario, nell'altro no, e non solo perché non tutti hanno il naso a patata. Quindi logicamente il nesso si manifesta come essenziale e non mero fatto quando la negazione del predicato porta con sé anche la negazione del soggetto, ossia quando non è possibile affermare il soggetto e negargli quel predicato senza contraddirsi. Cioè, la negazione del nesso è contraddizione, questo vuol dire. Non è una semplice negazione di un fatto. Non è possibile, vediamo ad esempio, negare che un triangolo abbia gli angoli interni uguali a due retti senza contraddirsi. Non è solo questione di contraddire quel triangolo lì, hic et nunc, ma è una contraddizione in sé. E infatti, appunto, dice la Manuel Hegel, le dimostrazioni per assurdo in geometria si basano precisamente su questo fatto, cioè negare una verità necessaria porta a una contraddizione. Questa è una dimostrazione per assurdo. A una prima conoscenza immediatamente, sulla pagina 173, non mi accorgo che uno degli aspetti sotto i quali colgo un ente, aspetto che corrisponde al soggetto della mia proposizione, implichi necessariamente anche un altro aspetto, il predicato. Non sempre, ecco, mi accorgo che l'uno implica necessariamente l'altro, ma riflettendoci sopra, vedo che se negassi il predicato dovrei negare anche il soggetto.
E allora mi rendo conto che in realtà essi sono aspetti necessariamente connessi di un'unica realtà. Vediamo questa riflessione, scritta più in piccolo, su Kant. Allora, Kant chiama le verità necessarie, quelle che cioè non possono essere negate senza finire in una contraddizione, le chiama anche giudizi analitici. Allora, per Kant, attenzione, i giudizi analitici sono tautologie. Cosa vuol dire che sono tautologie? Vuol dire che non aggiungono nulla alla mia conoscenza del soggetto. Praticamente il predicato è già nel soggetto, non dicono nulla di nuovo. È come dire, secondo Kant, 2 uguale 2. Rispondiamo però che, certo, nei giudizi analitici il predicato è realmente identico al soggetto, è nel soggetto il predicato, ma che la nozione del predicato non è identica. Cioè il predicato è già nel soggetto, ma non la nozione del predicato. Cioè, possiamo dire che, come dire, materialiter, il predicato è già nel soggetto, ma non formaliter, direbbero gli scolastici, identità materiale ma non formale. Ossia, quella realtà che io concepisco con la nozione del soggetto è la medesima che io concepisco con la nozione del predicato. Triangolo, angoli interni uguale l'angolo piatto. Quel quid che io concepisco come triangolo, appunto, è quello stesso che concepisco come avente gli angoli interni uguali a due retti. Ma la nozione di triangolo, attenzione, cioè la cosa in sé è uguale, il triangolo è quella figura geometrica che ha la somma degli angoli interni uguale all'angolo piatto, il quid, materialmente è la stessa roba, ma non la nozione. È vero, dice Lavani Brighi, che la nozione di triangolo non è identica alla nozione avente gli angoli interni uguali a due retti. Kant salda insieme nel concetto di giudizio analitico due caratteristiche che non sono necessariamente legate. Uno, tale che la sua negazione è contraddittoria, è vero, e qui ha ragione. Kant dice che i giudizi analitici sono quei giudizi tali che la loro negazione è contraddittoria, giusto. Ma poi dice che allora sono puramente tautologici, e invece no. Non sono puramente tautologici perché il predicato aggiunge qualcosa alla, non al soggetto, ma alla nozione del soggetto. Bene, la prossima volta proseguiamo con le verità necessarie e riprenderemo il discorso anche relativo a Kant. Abbiate un pochino di pazienza, poi cercheremo di chiudere il cerchio. Intanto cerchiamo di fissare bene la nostra attenzione su quanto abbiamo spiegato oggi, in modo tale che la prossima volta i concetti tornano e scattano, diciamo così, da soli.